malattie, disperazione, eppure buttiamo un sacco di soldi per combatterli. Ma i problemi peggiorano sempre. Come mai? Perché la capacità principale del denaro è consentire alla gente che ne ha di continuare a sfruttare e opprimere quelli che non ne hanno. Sono d'accordo. Perché hai detto che lavori? Oh, che c'entra? Questa è routine. Senti, quando ero in prigione ho imparato che tutto al mondo, inclusi i soldi, funziona non in base alla realtà, ma alla percezione della realtà. Postulato. La gente pensa che una banca possa essere in difficoltà. Conseguenza, la gente inizia a ritirare i suoi soldi. Risultato, si ritrova in difficoltà finanziarie. Conclusione, puoi far fallire le banche. Sì, ed è quello che ho già fatto. Li leggi i giornali, vero? Ora, pensa più in grande. Il mercato azionario? Sì. Quello valutario? Sì. Le materie prime? Sì. Piccoli paesi. Se è per questo, riuscirei anche a distruggere tutto il maledetto sistema. Cancellare d'un colpo tutti i titoli di proprietà, immagina Martino. I rischi non esisterebbero più, non esisterebbero più i poveri, sarebbero tutti uguali. Non è quello che abbiamo sempre sognato? Non è che sei diventato matto per caso? E chi altri cambierà questo mondo, Martino? Greenpeace? Sei matto dalle gare.